Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Cusmaroli, sono il coordinatore tecnico del progetto Life Upward, che è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Life, che è il programma per l'ambiente. È coordinato dalla provincia di Vicenza e ha vari partner territoriali, tra cui i gestori del servizio idrico integrato, Alto Vicentino Servizi e Acque Vicentine, due consorzi di bonifica, Alta Pianura Veneta e Consorzio Brenta, il Centro Idrico di Novo Ledo e Veneto Agricoltura. È un progetto che si sta occupando di gestione delle acque sotterranee. Il suo territorio di interesse è l'Alta Pianura Vicentina, quindi lo spazio che grosso modo va dal fiume Brenta ai Lessini e dalle Prealpi fino alla fascia delle Risorgive. E si interessa di, diciamo, studiare e dimostrare anche delle buone pratiche per il riequilibrio quantitativo delle falde. Riequilibrio quantitativo che, come sappiamo, nel lungo periodo, dal secondo dopoguerra ad oggi, ha subito delle forti alterazioni e che però in questi ultimi mesi, anni, viceversa, a fronte di una, insomma, generosa contributo da Giove Pluvio, insomma, ha avuto un naturale innalzamento. Quindi, diciamo, in questo momento abbiamo delle falde nel nostro territorio che godono di un buon volume, una buona riserva idrica, ma nel medio e lungo periodo, come tra poco vedremo anche col supporto di dati e informazioni, c'è effettivamente una situazione di criticità. Questo progetto europeo ora si trova nella sua fase finale, ha prodotto molti studi e molti approfondimenti in questi anni che sono disponibili nel suo sito internet, che è www.lifeacqua.it, poi mi pare che ci sia del materiale che vi è stato distribuito, ma in particolare ha fatto due azioni, diciamo, specifiche. La prima è stata quella di sensibilizzare sul territorio al risparmio idrico. Sono state fatte una serie di attività, dalle scuole fino ai tecnici dei comuni, agli amministratori, per promuovere un uso attento e responsabile della risorsa idrica. Dall'altro lato ha dimostrato, attraverso una serie di impianti pilota, la fattibilità della tecnica della ricarica delle falde in condizioni controllate. Cioè l'idea di poter immettere in falda dell'acqua quando ce n'è in abbondanza in superficie e invece di smaltirla velocemente verso il mare, la si può stoccare sotto i nostri piedi nelle falde, che sono delle vere e proprie banche dell'acqua. Quindi, come tutte le banche, quando uno ha disponibilità deposita, poi quando invece ha necessità prelieva. In questo caso la necessità può essere la stagione irrigua, può essere in generale, insomma, un fabbisogno antropico. Abbiamo lavorato per 3-4 anni in questa direzione, peraltro in continuità con molte iniziative che nel territorio erano già state interessate, e adesso in questi ultimi mesi si è attivata questa interessante sinergia col comune di Sant'Orso, che ringrazio il sindaco in sala, quindi ringrazio anche per l'ospitalità della giornata di oggi, in quanto questa amministrazione, questo comune si sta attivando per proseguire il ragionamento e l'azione su queste tematiche, coinvolgendo la comunità locale e cercando di promuovere anche delle ulteriori progettazioni sempre di respiro europeo. Quindi questa per noi è una interessante sinergia, perché significa aver lavorato e sapere che in qualche modo in eredità si riesce a, come dire, trasmettere il testimone dello sforzo fatto e garantire nel tempo, insomma, continuità. La gestione delle risorse idriche, me lo insegnate voi, è una questione che non è, come dire, non si risolve con un progetto o una iniziativa, è un processo continuo che ci riguarda sempre, riguarda noi, riguarda le generazioni future, per cui, insomma, in qualche modo siamo sempre costantemente chiamati a impegnarci su questa tematica. Bene, fatta questa premessa che era, insomma, doverosa anche per illustrare un po'
come dire, il significato dei vari loghi che avete visto anche nella locandina di convocazione. Due parole sul funzionamento della giornata di oggi. Adesso interverrà il collega Marco Palma degli uffici tecnici del Comune di Sant'Orso, che dirà due parole in più sull'iniziativa che il Comune sta svolgendo, sta portando avanti. Dopodiché abbiamo come ospiti due illustri relatori, il dottor Altissimo, che probabilmente molti di voi conoscono. Come sapete, negli ultimi 35 anni si è occupato della gestione delle risorse idriche dell'Alto Vicentino, ma anche del Padovano, ed è uno dei più grandi conoscitori del sistema idrogeologico dell'Alta Pianura Vicentina. E lei, la dottoressa ingegner Giulia Passadore, che lavora all'Università di Padova e che anche lei negli ultimi anni ha studiato in maniera molto approfondita questo territorio dal punto di vista idrogeologico, sviluppando tutta una serie di strumenti anche analitici e diagnostici molto interessanti, che sono stati utili all'interno del nostro progetto, ma che di fatto sono utili al territorio per la gestione delle acque.